buon pomeriggio a tutti, nuovamente in pesca, oggi sessione dedicata alla bolognese. Ci troviamo presso il porto di Sciacca, alle mie spalle il nostro amico Salvo che sta finendo di ultimare le preparazioni e da quest'altra parte il mitico Dario, un grande maestro del rock fishing che per oggi si sta adattando alle nostre passioni, che sono quelle della bolognese, quindi pesca fine, sottile, un uomo rude e focoso come lui. Finalmente ci ha onorato di nuovo della sua presenza dopo un lungo periodo di attesa. Siamo su uno spot conosciuto, ci siamo già stati e quindi stiamo riproponendo. Ho visto il primo cefalo che saltava proprio qui davanti la lenza di Salvo. Ci troviamo su un fondale di circa 6-7 metri, quindi per quest'oggi mi sa che abbandonerò la classica bolognese con galleggiante fisso per mettere un pochettino a scorrevole, perché con una canna da 7 metri giustamente deve arrivare quasi a toccare il fondo. Il buon Salvo, come sappiamo, con la sua fondarese è già pronto là con lo scorrevole. Dario è un pochettino più a terra, quindi penso che opterà per il galleggiante fisso. Sì, immagino. Sì, parature classiche almeno per iniziare questa giornata. Io userò un galleggiante a penna da 3+1, quindi tarerò circa un grammo con un piccolo bulk finale su uno spezzone dello 0,14, a cui legherò un bilancino fatto con due ami del 16 dei Crystal, idoni per l'innesco del pane francese o del bigattino, un diametro di almeno dello 0,10 per mantenermi abbastanza invisibile, rigorosamente full carbon ovviamente. Più in là che le ore serali si andranno ad avvicinare, vedremo di aumentare un po' il diametro e magari cambiare la spallinata, insomma, e provvedere alla ricerca di qualche spigola che ci hanno detto che potrebbe esserci. Opteremo per una pastura, quantomeno io almeno, al formaggio con delle piccole note di aglio, a cui verserò un ingrediente segreto che non ve lo voglio svelare, o vediamo dopo se mi convince, insomma ve lo dico. Inizio a preparare la pastura, così do il tempo alle particelle di assorbire l'acqua e poi mi preparo il calamento. A dopo. Non sarà ghetto, quindi già mettiamo subito in libertà. Dove sei? Piccolo saraghetto, vabbè, indica che sei a fondo, quindi giusto la pescata che vuoi fare. Niente, li stai spaccando i saraghi. Tutti mia su. Un'altra guglietta anche per Dario. Queste sarebbero ottime da innescare per i serra. Da innescare vive per i serra. C'è la nastra. Bella però, eh? Una bella guglia di taglio, vediamo. Graziosa, bellissima. Questa come esca viva per i serra.
abbiamo pasturato insomma per la ricerca dei cefali, adesso provvediamo a innescare il nostro fiocco di pane. Nel frattempo, ragazzi, girati, te la faccio vedere. Occhiatella. La prima occhiatella, dopo una serie infinita di mini saraghi. L'altro fiocchetto, abbiamo fatto inumidire e ovviamente nell'acqua in cui abbiamo messo il nostro pane ad ammollarsi, gli abbiamo buttato un po' di pastura. La sagra del sarago. Sì, sì, sì. Tutti loro sono. Oh, finalmente! Oh, il cefalotto è arrivato. Ok. Oh, e finalmente un bel cefalotto. Un bel cefalotto. Un bel cefalone, veramente. E allora, ragazzi, finalmente un cefalotto. Gamberetto di nascosto. Nascosto di salvo. Vai. Vai, 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 vai. Oh, un sugarello. Oddio. Bellissimo. Un sugarello. Bellissimo. Bello. Spento che. Ok. Lo slami tu. Tieni tu. Sugarello. Vabbè, dai. Allora ragazzi, abbiamo concluso questa serata nel porto di Sciacca, una
giornata, abbiamo fatto un pomeriggio e una sera, insomma abbiamo cambiato pure lo spot perché non abbiamo ricevuto più mangiate. Dario ha fatto... dice che qua sì, io devo conoscere al signore che dice. Dario ha fatto un'innumerevole quantità di saraghetti, ovviamente tutti rilasciati, che come avete visto nel video. Per fortuna abbiamo preso quel cefalo che l'abbiamo cercato con la pastella e la pastura idonea, ma c'era soltanto quello perché non abbiamo avuto altre mangiate. Aguglie a mai finire mancate, salvo ha avuto una partenza non si riesce a capire che cosa era, perché ha spaccato tutto in un attimo, un treno proprio il tempo di partire, la ferrata manco c'è stata perché ha tagliato direttamente. Comunque la salsiccia ce la siamo mangiata. Questa è la pesca, alle volte si prende, alle volte no, non si prende, però di pazienza, ci vuole determinazione, costanza. Sicuramente prossimamente ritorneremo di nuovo su questo spot perché ci gusta, ci piace e pensiamo che ci possa regalare qualche bella cattura. Dal Trinaga Fishing Group è tutto. Ciao ragazzi, buona serata e tante belle cose.